è il tema del futuro. E siccome si cambia musica, voglio prima di presentare uno dei personaggi autorevoli che saranno qui presenti, oggi troveremo dei personaggi molto autorevoli, personaggi preparatissimi, con la testa sulle spalle, di comprovata esperienza, che vi porteranno delle verità, le verità, l'informazione capovolta. Bene, voglio raccontarvi questa storia. Un monaco è in viaggio e viene ospitato da una famiglia di contadini. Riceve del formaggio, del latte, ma è a disagio perché vede che questi contadini sono molto poveri. E quindi chiede che come fanno a vivere in quella condizione. E loro rispondono che hanno una vacca e che vivono del ricavato di quella vacca. Il latte, il formaggio lo vendono e vivono in quella condizione. Il monaco rimane a disagio ovviamente. La mattina, svegliandosi, chiama la coppia, il marito e la moglie, e dice loro: ho trovato il modo affinché voi possiate vivere una vita migliore. E quindi tutto ciò che dice un monaco va fatto, la sua autorevolezza è riconosciuta da questa famiglia di contadini e sono lì ad ascoltare. Il monaco dice: prendi la vacca e buttala nel burrone. Rimangono angosciati, però sanno che quello che dice un monaco va fatto. E così fecero. Presero la vacca, l'accompagnarono nel burrone e la buttarono giù. Molti anni dopo, un monaco che faceva la stessa strada si trovò in una casa molto nobile. Incontrò questa casa molto nobile, una reggia. C'era di tutto. C'erano gli orti, c'erano gli alberi da frutto, c'erano gli animali, c'era tantissima, tantissima ricchezza. Ricchezza proprio in termini di contenuti. C'era anche un laghetto con i pesci. Come fate in queste cose? Il marito e la moglie, che sono molto gentili, che in quella condizione agiata, che nella propria vita si notava i sacrifici di un passato, dissero: un giorno avevamo una vacca, poi questa vacca cadde giù dal dirupo, quindi abbiamo detto che dovevamo iniziare a fare nuove cose. Iniziare a fare nuove cose. Se anche voi sentite, siete qui perché vi sentite in difficoltà in questo momento, è perché abbiamo capito che bisogna fare nuove cose, bisogna liberarci dalle catene delle abitudini, dobbiamo liberarci dalle catene di questa informazione guidata, dobbiamo liberarci dalle catene di chi ci sta opprimendo in questo momento. Ma se vogliamo ottenere un nuovo Stato, una nuova libertà e il rispetto della Costituzione, dobbiamo buttare la vacca. E questo, siamo qui per questo momento. È una metafora, è la nostra metafora, e se un giorno dovremmo essere lì e sapere cosa dobbiamo fare, se non possiamo dire che dobbiamo arrestare Conte, andiamo a buttare la vacca. Bene, benissimo, questo è il popolo degli arancioni.